No, no, non hai detto niente di sbagliato. Tutto bene, no, volevo solo, Enzo, vieni qua un momento. Volevo solo dire che sono e siamo veramente molto contenti di avere qui oggi con noi Enzo D'Arcangelo, un amico, uno studioso, una grande risorsa per il nostro sport. Per cui grazie di essere venuto Enzo e speriamo che questo inizio di collaborazione vada avanti nel tempo. Grazie. Grazie Bruno e grazie a tutta la federazione. Devo smentire l'ultima parte del discorso di Bruno perché mi sono portato un documento e ho cercato di sbianchettarlo un po' in vari modi, ma non ci sono riuscito. In realtà sono nato il 9 agosto del 42 e quindi non mi posso, diciamo così, per tanto tempo stare vicino, sono vicino per poco tempo. L'emozione mi viene dal fatto che ho rivisto un po' di amici, mo sto un po', ho pure pianto un po', ho fatto finta di andare in bagno perché sono uscito un po' di lacrime, perché ho fatto 6 anni il presidente di Roma, 9 anni il vicepresidente nazionale, ho dato moltissimo a questa federazione, 15 anni della mia vita, ma quello che devo dire qui stamattina è che io ho ricevuto molto, ma molto, ma molto di più di quello che io ho dato. Allora questo mi ha fatto stare in questi 15 anni che sono stato un po' lontano, che sono stato anche colpito da una malattia grave, che ho superato con molta fatica, col cortisone, e però sono sempre rimasto col mio cuore in questa federazione, con la mia società che è nata nel 72, che ha fatto tantissimi anni, e devo dire grazie a questa federazione perché mi ha dato talmente tanto di più di quanto ho dato io, che sta sempre nel mio cuore, e quindi ho continuato a studiare, a fare dei lavori, degli articoli. Adesso porto una riflessione, non soltanto perché Franco Alberto è stato brevissimo, quindi mi facilita un po' il compito, voglio dire, ma alcuni dati che riguardano invece, mi soffermerò più su quelli, che riguardano l'indagine nazionale dell'Istat sullo sport, dove purtroppo ci sono delle cose che non funzionano, che non vanno bene, ma che non riguardano Malagò, la politica federale, il ministro, là. È un fiume che cammina in un certo modo, è la storia di un paese, e i dati dell'Istat sono dati nazionali, sono i dati del nostro istituto. Io collaboro da tanti anni con questo istituto perché, anche essendo andato in pensione, sono rimasto all'università, mi hanno obbligato, quando ho risolvere i capelli mi hanno fatto rimanere a fare queste cose che vedremo nella parte finale, quelle dedicate ai tumori, perché i dati dell'Istat sono un po' fastidiosi e allora sono un po' poco popolari, ma sono la fotografia del movimento sportivo di questo paese. Nelle cose positive, che io cercherò di enfatizzare così non mi prendo le critiche dei miei leader nazionali della politica, e nelle cose invece negative che riguardano le difficoltà che abbiamo con i giovani, che Franco ricordava, che non riguardano assolutamente la pallavolo, ma che riguardano i giovani di questo paese, che sono i nostri figli, ahimè i miei nipoti, perché ho 2 nipotine di 7 e di 9 anni e il futuro è loro. Mo sono un po' emozionato, vi prego un po' di pazienza perché insomma sono un po', capite benissimo cosa fa. Allora, perché l'importanza dell'indagine dell'Istat? L'Istat comincia questa indagine nel 59. Nel 59, e il quadro che emerge è un quadro desolante che mette un po' dopo il dopoguerra a nudo anche la credibilità degli addetti ai lavori. Siamo nel 59, un paese. E vediamo se qualcuno mi aiuta con le slide, faccio Stefano che è bravissimo. Questa va bene, è una poesia di Neruda che dedichiamo a tutti noi affinché lo sport ci accompagni tutta la vita come deve essere. Nel 59 il quadro che emerge è che siamo un paese dove lo sport è di elite, sono pochi, sono tutti maschi e sono soprattutto calciatori e cacciatori. Infatti i numeri sono questi, ma Stefano, sono che soltanto il 2,6% della popolazione fa sport, 4,9% di maschi, ma solo 0,5% delle femmine. Per ogni donna che fa sport ci sono 10 uomini che fanno sport, e lo sport che viene praticato sono sì il calcio, ma soprattutto la caccia e il tiro, 36%. Le donne sono un po' più democratiche, ma sono talmente poche che il quadro che emerge là. Ma succede un fatto veramente importante: nel 60 irrompono le Olimpiadi di Roma, non ci si aspetta chissà che quali risultati, ma l'Italia invece fa emergere la sua forza, che è la forza delle sue società, dell'associazionismo, di quel lavoro sottofondo che hanno fatto dagli anni dopo guerra in poi fino al 60, e l'Italia arriva terza alle Olimpiadi dietro la grande Russia, i grandi Stati Uniti
e terza l'Italia, vince 39 medaglie, ma soprattutto l'Italia vince delle medaglie importantissime, sono tutte uguali le medaglie, perché si afferma Livio Berruti sui 200 metri, il sette bello nella pallanuoto, no, la scherma che è sempre stata nella nostra squadra, ma l'Italia vince 6 delle 7 medaglie nel ciclismo e la settima non la vince perché Livio Trapero, un ragazzo romano di Frascati per la precisione, arriva secondo al termine di Caracalla, dietro il russo Capitolo, altrimenti l'Italia avrebbe fatto 7 su 7, ma era antica la storia del ciclismo, era di Coppi, di Bartali, di Magni, di Binda, di Girardengo, e quindi l'Italia si scopre un'altra faccia dell'Italia che non è quella della cifra così rigida del 2%, ma quella della forza della sua base sociale, che invece è sorprendente e quindi che ci deve guidare in tutta la battaglia di rifare le Olimpiadi di Roma. Le cose deve essere legata a questa grande svolta che hanno creato le Olimpiadi. La scuola fa la sua parte, le società fanno la loro parte, subentra un modello sportivo italiano, il CONI, che ci ha contribuito dal Totocalcio e non dallo Stato, e soprattutto le sue federazioni e le sue decine di migliaia di società sportive che si riconoscono in questo nuovo modello sportivo. Il modello funziona, l'Istat riprende l'attività da un punto di vista statistico, molto con molto ritardo, ma nel frattempo molti di voi, quelli più vecchi come me, hanno partecipato con passione affinché lo sport, da uno sport di elite, si passasse allo sport di massa. La battaglia era: vogliamo lo sport di massa. La mia società nasce nel 67, perché muore Giovanni Castello, un ragazzo di probabile olimpico di Roma, nelle scuole. La nostra battaglia era lo sport di massa. Poi il tutti è venuto molto dopo. L'Istat ripete l'indagine nell'82, nell'85 e nell'88, perché è pressata anche dalle nostre richieste, dicendo non possiamo rimanere fermi al 59, e lo sport di massa, vediamo le tabelle del 82, 85, 88, finalmente i dati ci cominciano a dare ragione. Si passa a 12 milioni di persone e quindi ha una percentuale dignitosa, il 22,9% della popolazione. L'Istat fissa la sua indagine da 6 anni in più, lo sport con continuità almeno 2 volte a settimana. Poi vedremo nel 95, sarà un po' cambiato lo scenario, ma vedete che comunque il rapporto maschi-femmine si stabilizza, non più 1-10, che è assurdo, le donne spingono, se i giovani spingono, e il rapporto maschi-femmine si stabilizza intorno a 2, che è sempre, diciamo così, la disuguaglianza, ma non è 1-10 nel 59. Lo sport di massa è diventato una realtà democratica del paese e l'Italia nel frattempo si è fermata in tantissimi sport, come lo sappiamo tutti quanti. Andiamo avanti, arriviamo finalmente al 1995. L'Istat modifica un po' il suo apparato di ricerca, lo perfeziona, nasce una commissione Istat, Dipartimento di Statistica, di cui faccio parte, e così via. Sì, e CONI stesso viene fatto, si fa questo triangolo Istat, CONI, Dipartimento di Statistica, le indagini vengono fatte con più sicurezza statistica, anche con più ampiezza di raggio di respiro. Il CONI dà un grosso contributo, grazie a Pescante, che in quegli anni era ai vertici come segretario e come presidente. E nel 95 si passa a una misura più democratica, sport da 3 anni in su, perché i bambini cominciano a spingere. Con continuità viene sostituito da continuità e saltuario. Poi si misura chi fa soltanto attività sportiva, attività fisica, va a fare la passeggiata, prende la bicicletta, va a sciare ogni tanto, quindi non organizzata, fondamentalmente spontanea, e poi i sedentari, ossia nella domanda di devi dire se sei sedentario. Nel 95, ahimè, noi facciamo un passo avanti, ma quello che era il passaggio sperato dallo sport di massa degli anni 80, che era la nostra parola d'ordine, allo sport per tutti, poi tutti quanti abbiamo ovviamente affinato queste, oggi diciamo lo sport di cittadinanza, perché per essere ancora un po' più propositivi, nel 95 il quadro è positivo, ma non eccezionale, perché da quel 22,6 siamo nel 95, vedete, al 26,6, qualche attività a 35, i sedentari sono ancora tantissimi. Adesso questi sono da 3 anni in su, e comunque quello che si aspettava sulla spinta degli anni 80, il miraggio dello sport per tutti è ancora lontano. È lontano, e adesso noi ci concentriamo su quello che è successo dal 95 al 2015. L'Istat fa questa indagine nel 95, prende impegno davanti ovviamente agli organi governativi di fare l'indagine speciale sullo sport ogni 5 anni. 95, 2000, 2005, 2010.
quella del 2000 si fa, quella del 2005 si fa nel 2006, esce un libro molto molto ricco, importante, fatto da me e da altri collaboratori, e poi salta l'indagine del 2011 per mancanza di fondi, che da fare al 2010, e la rifà nel 2015, che è quella che adesso vediamo. Poi nel 2015 lì state a fare l'indagine, non c'è i fondi perché i tagli del governo sappiamo tutti quanti, elabora l'indagine solo nel 2017, cioè raccoglie i dati vengono sistemati soltanto nel 2017. Si fa una commissione di cui io faccio parte adesso per, finalmente per pubblicare questi dati che hanno ancora dei buchi, ancora delle lacune, perché è stata fatta con un sistema misto, in parte questionario, in parte telefonica, e lì subentrano i problemi quando si risponde per telefono. Comunque questi che farò vedere sono i dati del 2015, purtroppo sono già vecchi, tra qualche mese saranno ufficiali e saranno distribuiti grazie a questa collaborazione. Poi le cose che dico qua sono state già presentate da me all'università il 30 gennaio, quindi le possiamo dire, distribuire e rifletterci. Ci sono delle cose bellissime, che io cederò più peso chiaramente, e qualche cosa che non è bellissima, che però no, è il compito del ricercatore è di non chiudere gli occhi, perché è la nostra vita di tutti i giorni. Allora vediamo cosa è successo dal 95 al 2015. Vedete, siamo passati con grande fatica, diciamo, no? Dal 26,6 al 34,3, ma siamo stati fino al 2010 a 30, 31, 32, perché ogni anno l'Istat prende una misura soltanto, ogni 5 la fa approfondita, ogni anno prende sull'indagine sui cittadini il tempo libero, dice se fa sport sì o no, la domanda sua. E diciamo che negli ultimi 2-3 anni finalmente abbiamo abbandonato il 30, siamo al 34. La differenza maschi e femmine è ancora forte, però il rapporto maschi e femmine, vedete, finalmente è da 2 a 1,5, siamo ancora in disparità, però con una disparità più, diciamo così, più moderna e più accettabile. La cosa di fondo è che comunque lo sfondamento, diciamo, no, di arrivare al 40-50% come nei paesi del nord Europa è lontano da venire. Chi è che ha guadagnato molto in questo? Abbiamo due cose molto importanti, questo per Franco, per tutti noi. Abbiamo avuto due risultati eccezionali, che da parecchi anni che io ho scritto, che, diciamo, che dai 3 ai 5 anni, dai 6 ai 10 anni, abbiamo avuto un aumento fortissimo e bellissimo della pratica sportiva tra i giovanissimi. Lo dobbiamo al nuoto, lo dobbiamo ai pediatri che buttano in piscina pure quelli che non gli piace, diciamo, i nipoti, no, non mi piace, no, ce n'è per forza, perché non fai nuoto, dove stiamo, no? Però questo ci ha portato a una spinta. Da 3 a 5 anni, vedete, parliamo di bambini che prima neanche monitoravamo, a numeri importanti. Questa spinta è ovvio che non può fermarsi, va anche a 6 a 10 anni, come vediamo nella slide dopo, e poi da 11 a 14 raggiunge il suo massimo. Questo ci deve dare molta forza, perché le famiglie hanno acquisito questo diritto, questo compito, questo sport per tutti, questo diritto di cittadinanza, e richiedono. C'è un'offerta anche commerciale, dobbiamo dirlo, perché le piscine fanno pagare e così via, però diciamo che questo deve essere preso come elemento di grande importanza. Vediamo che a 11-14 anni arriviamo a cifre importanti, al 70%. Degne di un paese europeo a tutti gli effetti, diciamo, no? Le cose. E soprattutto vediamo una cosa importante, che in alcuni anni, nel 2006, le bambine hanno superato i maschi. Quindi questa crescita riguarda maschi e femmine. E questo per noi, che ovviamente facciamo della pallavolo femminile uno dei punti di forza all'interno della forza della federazione, ci deve dare un'ulteriore conferma che stiamo lavorando bene. Ora, qual è il problema di fondo? Che questa spinta già da 18 anni si comincia a rallentare. Abbiamo avuto successi importanti a 18, a 20, a 20, a 24, ma scendiamo dal 70 e non aggrediamo più quei numeri alti. Ora, gli atleti, che dice Franco, sono quelli che poi, fatta la fase di reclutamento, da 14 anni in poi si misurano ovviamente con lo sport. I nostri grandi campioni, Lucchetta, Zordi, hanno cominciato a 16 anni. Noi tutti quanti, nei 30 anni fa, si cominciava a 15-16 anni, al forte prima ci si divertiva. Allora, se qui invece a 18-19 anni abbiamo già dei problemi. Il primo problema è che c'è una crescita, ma non quella che noi vorremmo nella fase laddove non lo sport si misura anche con le competizioni, con le gare, con la vita delle federazioni di tutti i tipi. Allora, questo è un primo segnale. Ma il secondo, vedete, comunque gli incrementi ci sono, e diciamo che ancora teniamo grazie alla spinta nel settore giovanile. Le donne ovviamente accelerano
rispetto ai maschi la parte di abbandono, e quindi sono cifre che cominciano a staccarsi, dopo che invece fino a 11-14 anni le ragazze sono state protagoniste del miglioramento. Andiamo dopo e vediamo che invece quello che non ci vorremmo sentire dire, ma non è colpa mia però, questo è quello che dice l'Istat, perché se poi attività continuativa, attività saltuaria, qualche attività fisica, sedentari, ora questo va bene per me, per la generazione anziana, che uno sia sedentario, ma ragazzo che ha 18 anni che è sedentario, oppure che fa passeggiata al parco la domenica oppure prende la bicicletta e va a colpare in bicicletta, per noi è come se non facesse sport fondamentalmente, che ha 18 anni che non si capisce che cos'è. Quindi non solo noi abbiamo bassi incrementi dell'attività continua, ma abbiamo addirittura che aumentano i sedentari. Ora io rubo le frasi di Franco Berto di prima, perché noi abbiamo altri dati che non farò in tempo a far vedere, che sono gli stili di vita dei giovani, perché sono adesso questi qui, ci accoppiamo, l'incremento drammatico che non vogliamo vedere dei giovani che fumano, dei giovani che abusano di alcol, dei giovani che hanno un'alimentazione drammatica, dei giovani obesi, e li accoppiamo, allora questo lavoro, no, che facciamo fino a 11-14 anni, dopo comincia a perdere i colpi e dobbiamo vedere un altro tipo di realtà. La seconda cosa importante, che facciamo tornare anche un secondo prima, che adesso la dico a posto perché riguarda a me, che insieme ai giovani chi è che ha aumentato moltissimo, che ha scoperto veramente lo sport per tutti? Sono gli anziani. Questo a noi ci deve dare una grossa fiducia, perché noi vogliamo che il paese faccia sport nel suo complesso. Se una persona adulta fa sport, accompagnerà i figli a fare sport, accompagnerà i nipoti a fare sport, farà il dirigente, farà l'arbitro, farà l'allenatore, farà delle cose che abbiamo qui, sappiamo. Se invece gli anziani ti nascondono dietro lo sport, ma se una federazione come l'atletica leggera ha un boom tra 6 e 12 anni, ha un boom da 30 a 80 anni, devo riprendere il documento, e poi crolla dai 15 ai 25, è inutile che noi ce la prendiamo con D'Arcangelo, perché ho fatto un lavoro e il mio presidente, no, Franco Arese, dice no, questo non lo possiamo pubblicare perché hai fatto le sottrazioni. Sentendo scherzavamo, ho fatto le sottrazioni, ho preso i tesserati, gli ho tolto quelli fino a 12 anni che non fanno le gare, li ho tolto da 35 in su e quell'altro non ci stanno più. E infatti vinciamo niente da 20 anni. Allora noi dobbiamo essere contenti di questo, guai a pensare che noi dobbiamo far giocare a pallavolo tutti, anziani compresi, e così tutte le altre discipline. Però noi non possiamo pensare, no, che una federazione possa coprire, no, i suoi buchi dai 18 ai 25 anni, ai 30 anni, che sono i motivi istituzionali, no, della pratica sportiva olimpica, perché poi va a vincere le medaglie. Là, sapete benissimo, lo dirò nella corsa, nelle cose là, che le gare di corsa si fanno a tutte le età e si fanno a classifica ogni 5 anni. È bellissimo. Ma se poi sei campione del mondo tra i 70 e i 75, io ho l'ammirazione di questo, no? Non ci deve impedire di vedere che poi da 15 a 20 aumenta il fumo, aumenta l'alcol, aumenta l'obesità e aumentano dei nemici che tutti quanti conosciamo. Allora, vedete, i dati sono molto importanti. Altro aspetto drammatico, lo faccio vedere qui, così non lo dico per la pallavolo, perché non sono qui a dare lezione a nessuno, tutti mi conoscete da tantissimi anni. L'altra cosa che è assurdo che il governo, lo Stato non veda, no? Che c'è una differenza tra nel nostro territorio che è in aumento. Questa differenza è drammatica, non la possiamo accettare in un paese democratico. Non c'è il sud dello sport, c'è il sud perché abbiamo un paese diviso a nord-est, nord-ovest, centro e sud. Le differenze aumentano, ma se andiamo a vedere le regioni, la slide successiva, io ho fatto vedere questa università, la gente dice, ma sarai sbagliato. Certo, non sono sbagliato, ho preso l'Istat, ti ho messo lì. No. Vedete, Bolzano è arrivato al 65%, addirittura, perché l'indagine dell'Istat è sulle regioni, soltanto che Trento e Bolzano sono a statuto speciale e dà i dati anche per Trento e per Bolzano, mentre per Milano, per la Lombardia dà soltanto Lombardia, non dà Milano, Brescia e così via. Allora vedete, lì invece per la legge dello Stato speciale abbiamo 65, cioè dico,
siamo tutti nel 65, è un valore europeo. Poi abbiamo stracciato persino Trento, la Lombardia, vedete, è 34, è media nazionale, no? E però poi noi abbiamo che la Sicilia, no? E la Campania, siamo fermi al 22-23%, che erano i dati di 30 anni fa, e noi non lo possiamo accettare questo. Ieri mattina ho fatto la mia ultima sessione di laurea alla Sapienza, una ragazza che non ha fatto era soltanto correlatore di mia fortuna, ha fatto vedere i dati dell'abbandono scolastico in Sicilia, siamo al 24% ed è il record europeo. Ora, noi abbiamo debellato la mortalità infantile in questo paese. Dopo la mortalità infantile, il primo indicatore più importante di un paese è l'abbandono scolastico. Se stiamo al 10% ed è brutto, stiamo salendo al 14% ed è drammatico. In alcune province della Sicilia siamo al 40%. Che significa? Che vanno a giocare a pallavolo quei ragazzi? Non credo. Vanno a giocare a calcio. Quando abbandoni la scuola sappiamo dove che fine fanno. Allora è ovvio che se le differenze sono queste, no? L'indicatore sportivo è un indicatore semplice di partecipazione civile, ma attenzione, è un indicatore profondo. Avete visto 59-60 è un indicatore profondo della partecipazione sportiva, perché è un'organizzazione sociale, sportiva, culturale. E quindi vedere queste differenze così violente nel nostro paese, no? E deve farci riflettere, perché non siamo divisi in due sui diritti, no? Siamo divisi soltanto culturalmente, perché abbiamo i dialetti, le cose eccetera. Adesso andiamo a vedere quello che succede negli sport, poi qui magari diamo un po' più di vista alle cose nostre, no? Il calcio, la cosa positiva qual è? Che il calcio non è più il dominatore, gli sport di ginnastica l'hanno battuto. E questo è importante, perché invece per tutti gli anni 60, 70, 80 c'era il calcio e poco altro. Tutte le forme di ginnastica, come si fanno molto delle donne e soprattutto a tutte le età, hanno in questo momento, perché il calcio ha dei vincoli molto violenti sul sesso, non si è fatto nessuno sforzo per incrementare la pratica sportiva femminile, e soprattutto poi dopo 35, 40, 50 c'è il calcio a 5 che l'ha tenuto in vita, perché altrimenti sarebbe ancora calato ancora di più. Per cui anche il calcio, che è il nostro sport nazionale per eccellenza, anche lui deve riflettere su questi numeri. Che cos'è che è cresciuto? È cresciuta la ginnastica, ma poi è cresciuta l'atletica, perché lì sta cosa fa? Dice atletica leggera, corsa. E quindi tutti contenti, perché è lo sport di base, che perché se aumenta l'atletica leggera nelle scuole, un ragazzo che ha corso, ha saltato, ha lanciato, dopo pochi mesi, dopo l'anno dopo può giocare a pallavolo, può giocare a calcio ed è preparato. È per il percorso di tutti quanti noi, che andiamo a scuola, facciamo i campi studenteschi e poi andiamo a giocare a pallone, facciamo a pallavolo, facciamo il resto. Se i gesti fondamentali dell'atletica, correre, saltare e lanciare, nelle scuole non prendono piede, noi avremo ragazzi, reclutiamo ragazzi meno preparati, meno dotati, ed è la storia del nostro sport qua. Allora noi vediamo che l'incremento, ahimè, dell'atletica, appena andiamo a vedere maschi e femmine, classi di età, è l'incremento che riguarda gli anziani, gli adulti. La pallavolo sta molto meglio da questo punto di vista, perché ha mantenuto insieme al basket un grosso peso generale. Il basket ha fallito sulle donne, come il calcio, insiste a non cambiare il canestro, a non cambiare le cose, mentre noi, la nostra media è alta, perché è rimasta molto alta ed è cresciuta moltissimo quella delle donne, è diminuita, ma lo sappiamo, ha detto Franco prima, quella dei maschi, e la media ci rimane alta, e l'Istat ci mette al posto dovuto. Questo è importante, perché siamo il secondo sport di squadra, siamo quello con grande peso e con una grande diffusione sul territorio. È ovvio che se dividiamo maschi e femmine, vedremo che, se vediamo, no, per l'età, guardate che cosa bellissima, che se andiamo a prendere le donne sulle fasce di età 11-19 anni, abbiamo i maschi al 6%, donna al 22%, cioè 11-19 anni, il settore femminile, su 100 che fanno sport, è 22, 1 su 5 gioca a pallavolo, quasi 1 su 4. Questo ci deve non solo inorgogliere Bruno, ma ci deve anche delle grandi responsabilità, non perdere queste ragazze, che è l'argomento che affronteremo alla fine, fondamentalmente. Quindi il nostro chiaroscuro è molto più chiaro e molto poco scuro. Lo scuro è il rapporto maschi-femmine, che si sta sbilanciando, e lo vedremo sui dati della FIBAB, ma che tutti quanti conoscete, che basta andare a vedere le partite, volevate tutti i giorni, lo vedete da soli.
Allora, per chiudere su questa disamina dell'Istat, possiamo andare alla fine a vedere un po' le cose che sono successe, che noi abbiamo una buona crescita e quindi siamo contenti di questo. La crescita è ottima, soprattutto tra i giovanissimi e gli adulti e gli anziani. La crescita non è assolutamente ottima tra i giovani, abbiamo un forte abbandono. Alcuni sport hanno tenuto forte, in modo gagliardo, il calcio ha tenuto, ha perso un po' di prestigio, ma ha tenuto, la pallavolo ha tenuto, la pallacanestro ha tenuto, ma solo nel settore maschile. Il nuoto è andato molto avanti e la corsa è andata molto avanti grazie agli anziani. Questo va detto, perché non c'è niente di male vincere le Olimpiadi dei settantenni, che io li ammiro, però dovremmo vincere pure anche quelle dei ventenni o dei trentenni. Okay? La cosa importante del dato dell'Istat, questo lo saltiamo, che sono aumentate moltissimo le discipline, in modo veramente eccezionale. Molte discipline, a noi ci riguarda da vicino, che vent'anni fa non comparivano, adesso non solo compaiono, ma sono sport olimpici, il caso del beach volley, ma anche sport di combattimento, tantissimi. Erano sconosciuti, il taekwondo è sport olimpico. Questo è importante perché l'Istat non fa l'indagine, fa l'indagine sui cittadini, fa un campione di 23.000 persone, quindi 60.000 cittadini, 23.000 famiglie, e chiede quello che fanno. E si è ampliato moltissimo. Dove si è ampliato? Nel rapporto con la natura, nel fitness, nel rapporto con il corpo e con la natura. E questo è molto bello. E molte discipline trovano perché i cittadini vanno a cercare ovviamente le loro soluzioni. E quindi con molta attenzione a quello che ai cambiamenti. Pensate al beach volley, che per noi è diventato il nostro fiore all'occhiello, che in pochi anni, cioè, si è passato da gioco a specie da Olimpia, che è diventato una disciplina addirittura autonoma rispetto ai giocatori, alle abilità e tutto il resto. E questo il legislatore lo deve capire, perché nascono nuove discipline, più a contatto con la natura, più a contatto con il corpo, più a contatto con il divertimento, più a contatto con il gioco, ma poi possono e devono diventare discipline ufficiali e dare anche quelle un contributo alla crescita generale del movimento. Bene, le ombre le abbiamo dette tutti quanti, quindi è ovvio che se prendiamo il 34% come risultato possiamo dire che siamo messi male, no? Perché ci aspettavamo dal 22 al 28 al 30 negli ultimi anni là, ma sono parecchi anni che questo paese sta in una crisi abbastanza violenta, soprattutto che dal punto di vista governativo non si fanno interventi strutturali sullo sport. Questi numeri si spostano se ovviamente là. In più se metà del paese, il sud, no? Perché stiamo parlando di un terzo della popolazione italiana, pure di più, soffre, sta in difficoltà, allora non è che ci possiamo cullare, perché Bolzano sono 500.000 abitanti, la Campania sono 6 milioni, la Sicilia sono 5 milioni, insomma, no? E poi per noi i cittadini sono tutti uguali, credo, per tutti quanti noi che siamo qui e vorremmo la crescita. Questo è l'Istat. L'Istat ci dice anche i dati nostri, questi sono quelli che Bruno deve vendere, perché l'Istat adesso dice, bene, io ho intervistato 60.000 cittadini, 1.087.000 rispondono che giocano a pallavolo. Noi abbiamo 300.000 codificati nel nostro archivio segreto, quello che custodisce il segretario. L'Ista dice sì, voi siete 300.000, ma per noi siete 1.000.000, perché c'è gente che gioca a scuola, c'è gente che a scuola sulla spiaggia, c'è gente che va a fare torneo con gli amici, che va in banca, con le aziende. E questa è una forte indicazione. Cosa possiamo dire? Che se torniamo un attimo indietro, che non siamo cresciuti tantissimo, è perché, ha detto prima Franco, abbiamo un problema con i maschi, perché sennò saremmo cresciuti di più. Ora però, noi abbiamo superato 1.087.000 persone, vedete, il rapporto maschi-femmine è chiaro che questo è perché i maschi sono rimasti fermi, questo è il dato dell'Istat nazionale, sui 330.000. che sono tantissimi, no? nel bilancio degli sport italiani, ma sono pochi per una federazione che ce ne aveva 300.000 vent'anni fa, ovviamente. Quindi su questo dobbiamo riflettere, questi sono dati Istat, poi vediamo subito i nostri. Allora, vado un po' veloce sui nostri, vedete il rapporto maschi-femmine, in base all'età, vedete, è bellissimo perché noi... nell'età 11-19 anni, abbiamo visto prima, abbiamo 23% di ragazze. Cioè, è una cifra eccezionale, no? Questa
ci dà un grosso compito, perché sia che una ragazza su quattro di quell'età fa sport, no? E vedete, siamo scesi, sì, ma 22-3 abbiamo tenuto, fortissimo abbiamo tenuto. Quindi è chiaro che da questo dobbiamo trarre una forza, perché qui stiamo parlando dell'indagine nazionale su tutta l'Italia, e capire bene che invece con i maschi siamo fermi e dobbiamo capire perché, l'abbiamo forse già capito, ma dobbiamo capire come modificare quei stili di vita, perché non è che non giocano a pallavolo, questi non fanno niente fondamentalmente, ok? Allora veniamo ai nostri, qui sarò un po' più veloce perché intanto i risultati che conosciamo, allora, vediamo soltanto il fatto che nel 98-99 l'ultimo dato che ci avevamo con di quelli vecchissimi, eravamo già due terzi. Io mi ricordo che io nell'ultimo consiglio federale, forse Bruno se lo ricorda, fece una slide: attenti che il rapporto maschi-femmine è abbandonato, stiamo a 53, 55, 58, 59, no? Quando supera il 60, noi l'ultima volta andai via, avevamo solo il 60, ora siamo al 77,5, siamo, no? Sui dati nostri, questi sono dati nostri, no? Quindi su 100 ragazzi che tesseriamo, 100 tesserati pallavolo, 77,5 sono femmine, capito? È ovvio, qui sono i numeri, va bene. Queste sono le società, anche lì riguarda tutto il CONI, ma adesso ne vedremo delle belle però, perché se ci mandano sulla piattaforma con l'Agenzia delle Entrate, con tutto online, tutto quanto posto certificato, tutto là, stiamo creando un meccanismo tale che le società strutturate hanno la facilità di andare a fare queste. Le piccole società stanno smettendo, stanno in difficoltà. Hanno fatto un meccanismo per pagare la provincia di Roma e le palestre, qui c'è il presidente di Roma e del Lazio. Sono sei mesi che non riusciamo a pagare la palestra, cioè perché non funziona, di andare sul portale della pubblica amministrazione. Così si è fatto e si è costruito l'autostrada. A parte 300 euro di palpi, c'era il bonifico, che c'era di tutta questa difficoltà, dove cavolo non sta, è diventato cioè per pagare. Allora sono sei mesi che non riusciamo a pagare nessuno, 300 società, e dice vabbè fate il bonifico. Fate il bonifico, ci ha fatto fare, spendi i soldi, fai le cose. Adesso hanno portato a 10.000 il bonus per i nostri insegnanti, ma 10.000 è uno stipendio, no? 10.000 euro là, c'è gente che guadagna di meno. Però adesso devi tesserare, devi iscrivere e fare il contratto per tutti, pure quelli che prendono 100 euro. La società c'ha 23 persone, ne prende nessuno 1.000 euro al mese, chi prende? Se ne prendono io e te, solo te, no? Allora ha dovuto, bene, il commercialista l'ha fatto e si è preso 143 euro per il fastidio, per mandargli a lui i dati e lui mandargli la cosa, 143 euro. Fabio Romei, il nostro carissimo amico, ma non è che c'ho lui, se no sarebbero già chiuso tutto quanto. Il fastidio si paga. Io do 100 euro, 200 euro a 23 persone e mi torno a segnare sul portale e poi fai il contratto, chiaro che diventa difficile. Quindi qui io faccio un appello a Bruno, al Consiglio federale, attenti, le città sportive stanno in un momento molto difficile, no? Non le nostre, tutte, le piccole, tutti gli sport stanno in ginocchio, no? Però va bene, questo diciamo là. Salterei alla cosa finale. Vai Stefano, possiamo, ecco, una riflessione sui dirigenti, scusa, mi hai detto bene, farli vedere. Io adesso qui l'impegno che ho preso con la federazione è che noi abbiamo 80.000 dirigenti. Poi io poi dico a tutti quanti, no, Don Copato, dico la federazione pallavolo c'ha 20.000 allenatori. Dice, ma che stai di sempre a scherzare? No, c'ha 20.000 allenatori senza loro. Dice, ma dove c'ha 20.000 allenatori? C'ha 20.000 allenatori. È un numero che non c'ha nessuno. Nessuno c'ha. A schermo c'ha 5.000 tesserati. No allenatori, 5.000 tesserati, noi abbiamo 20.000 allenatori, 6.000 arbitri, abbiamo 80.000 dirigenti, dove dobbiamo fare un grosso lavoro, prendiamo 5.000 presidenti, quelli non ci vogliono per forza, insomma, no? Non si discute. Allora, questo esercito qui, no? Lo Stato italiano lo vuole difendere o non lo vuole difendere? Perché sono 1 milione di persone in tutte le federazioni, no? Allora questo è un patrimonio del paese, no? Della pallavolo. Se i nostri allenatori sono andati in giro per il mondo, io so anni che vado là perché scrivo e sono i migliori nel mondo, quelli di pallavolo, dopo quanti anni, no? Compriamo sempre allenatori degli altri, no? Siamo cresciuti. Perché siamo cresciuti? Perché sono 20.000 allenatori.
È ovvio che se su 20.000 ci saranno 10.000 volontari di base, guai a chi ci tocca, poi ci saranno 5.000 e poi ci saranno 1.000 che sono... no, tanto è vero che abbiamo dei risultati eccezionali. Noi dobbiamo fare di più questo, tanto farlo sapere, perché non lo sa nessuno, la gente addirittura in ambiente con dice no, ma che stai, hai sbagliato il numero, sono 2.000, no, sono 20.000, perché eravamo 5.000 30 anni fa, no? Allora questo qui, questo patrimonio qua, è questa... contano più dei tesserati questi, perché sappiamo cosa significa fare allenatore, pagano un due, pagare allenatore, pagare, non dico più niente, se no mi ammazzano qui. L'altra cosa che voglio spendere è sulla Sardegna, così non sono tutti contenti, no? L'Istat mette su delle isole e quindi fa precipitare le isole, perché la Sicilia abbiamo visto come sta. Io da 20 anni, dall'ultima volta che ho fatto là, abbiamo messo nei nostri dati Sardegna al centro, perché la Sardegna, col fatto che gioca con il Lazio, c'è stato tutto là, ci sono 10 viaggi, appena l'Alitalia ha messo 10 viaggi, le nostre campionate di squadre di Serie B si sono gemellate, fidanzamenti, la Sardegna, che è profondo sud per l'Istat, ha superato nei suoi indicatori di società, praticanti, destinati, ha superato le regioni del centro. Dobbiamo dire bravi o dobbiamo far finta che non è vero? Noi oggi abbiamo nelle Marche, perché sappiamo che sono quello là, abbiamo Veneto, Friuli, Venezia Giulia, no? E di là che abbiamo un incremento eccezionale. Il resto del paese, Gagliardo, e qualche posto che non è Gagliardo. Ma se il sud peggiora in tutti i sensi, noi possiamo pensare che il sud possa migliorare nella pallavolo se non c'è un miglioramento generale. Allora ci deve essere un'attenzione a questo. Dire bravo a chi se l'è conquistato sul campo e aiutare, perché noi non stiamo qui a fare né esami né punizioni, no? Noi dobbiamo capire quello che succede. La Sardegna messa al sud fa sbagliare gli indicatori, messa al centro perché è la sua attività, quella di eccellenza, si svolge molto nelle regioni di Serie B e stanno con il centro. E comunque sia, ha fatto grossi passi avanti e noi dobbiamo essere grati a questo, no? Le Marche lo sappiamo tutti quanti, non c'è che lo dico che faccio le divisioni io, e che il Veneto abbia superato l'Emilia, ci può piacere o non ci può piacere, ma non c'è nessun senso che ci piaccia o no. Significa che si sta lavorando bene, perché l'Emilia è sempre stato per noi, no, fiore all'occhiello. Io ho fatto presidente di Roma, ho campato tra Modena, là, a imparare. A Roma davamo lottare per le palestre, a Modena il mio amico Vasco Dolli c'aveva una bacheca, c'aveva i chiavi delle palestre di scuole. Noi c'eravamo anche in scuola, il Cardolino Maggiore, quello c'era i chiavi delle palestre, cioè Modena, che vogliamo discutere da Modena, dalla sua storia, qui basta Franco Berto, eccetera. Però se poi nel Veneto e nel Trentino si è fatto un grosso passo avanti e ci batta, noi batteremo un'altra volta o no? Questo deve essere il nostro obiettivo per tutti quanti e deve essere cose. Veniamo alla cosa che invece ho più a cuore, perché così andiamo sui studi longitudinali, che adesso con i dati che abbiamo in federazione possiamo farli così. Sono molti anni che faccio questo, perché io sono andato in pensione già da 5 anni, siamo in pensione a 70 anni la sapienza. Siccome sono stato 3 anni a Londra, ho imparato a fare le tecniche di sopravvivenza per gli studi statistici sui tumori e sono stato 80, 81, 82 a Londra. Poi, con un nuovo ordinamento, ho inventato questa carta, che è stata questa analisi dei dati di sopravvivenza, che è molto elementare fondamentalmente nell'obiettivo. Se 100 persone hanno una mieloide acuta, che è la peggiore forma di leucemia, e vanno in uno studio, 50 fanno la chemioterapia e 50 fanno il trapianto del midollo. È ovvio che noi li dobbiamo seguire nel tempo per capire chi vive di più e meglio tra quelli che fanno la chemioterapia e quelli che fanno il trapianto del midollo. Appena c'è l'evidenza statistica che il trapianto del midollo è migliore, ossia si muore di meno, perché lì muoiono tutti, della chemioterapia, si interrompe lo studio e tutti fanno il trapianto. È semplice, lo capiscono tutti, persino i medici. Adesso è obbligatorio per legge fare le prove sperimentali. Allora, almeno mi hanno mandato in pensione, vabbè, non mi ci frega niente, resti che sono stato 5 anni a fare sta roba per gli ospedali. Boh, per me finalmente mi ha detto non ce la vengo più, ho la carrozzella, non posso venire. Allora ho fatto gli ultimi anni, per rendere meno drammatica la mia giornata lì a contare i morti, di un po' conto quelli che hanno abbandonato la teoria leggera.
niente, dico lì il presidente Arese mi ha tolto il sorriso, ma l'ho fatto per calcio, mi dice beh certo, mo se usciamo con sta roba succede un casino, vabbè non usci, ho fatto pappa al volo, non mi si è affilato nessuno, nemmeno Pucci Mussotti, amico mio, non faccio finta di non vedere, che dice ah, vieni a Milano, fammo vedere, Ferro dice no, questo lo devo far vedere, non ha visto nessuno, ho fatto 7 milioni di copie di sta cosa, me lo so pagato da solo, me lo so stampato da solo e me lo so mandato a tutto il mondo. Allora, che ho fatto? Ho soltanto contato le cose, grazie a Luca, mio studente bravissimo, giocatore di pallavolo Serie B, ragazzo formidabile, che fa tutte e due tesi, trimestrale e triennale, sulle regole del rally point e di magistrale sulla sopravvivenza. Abbiamo preso 60 i tesserati dal primo anno alla pallavolo nel 2001, sotto i 13 anni, tutti quanti. Per avere i dati ho dovuto fare una lettera ai minatori, al mio segretario, che dice, beh, ma mo sta quello che va a contare, no, quello che conta, quello che fa la tesi, alla fine, con la minaccia, ho dato pure 50.000 euro di nascosto, che faccio via sti cazzo di dati, abbiamo preso questi dati. Allora, punto uno, nessuno è in grado in Italia di reclutare 65.000 persone al primo tesseramento. Solo noi. Loro, il calcio, se sai, cioè, beh, noi siamo un milione. Il calcio sono un milione di praticanti figici, 3 milioni per l'Istat. Ma il calcio non cresce, sta calando. E noi dobbiamo crescere e batterli, o no? 65.000, quanti si sono iscritti, si sono riscritti alla pallavolo il primo anno? Se tutti si riscrivono, la curva, andiamo alla curva, la curva rimane costante, 100%, 100%. Se 10% non si riscrive, abbiamo avuto 10% di mortalità sportiva, per fortuna non quella dei tumori, che mi ha rotto l'anima, perché è brutta. E quindi scende la curva del 10%. Se dopo 3 anni un altro 10 scende così. Se la curva scende lentamente, noi lo sappiamo, è un fatto naturale. Se la curva scende troppo velocemente, c'è qualcosa che non va. Io adesso sono il più anziano qua dentro, no? Ma ho due nipotine, mia figlia che non ha fatto niente, queste due bambine fanno 10 sport, record mondiale. Ma come lo fanno? Girano per la città a cercare qualcosa che gli piace. E spesso e volentieri è un giro vagare. Prima c'era il cassa del CONI, fino a 12 anni non ti potevi tesserare con le federazioni, facevi avviamento allo sport. Poi a 6 anni, se sei svelto, ce le fanno fare la gara. Ma la grande svelta ha fatto 3 gare a Frosinone, hai 8 e mezza in acqua. Ma ci può andare a fare la quarta gara secondo voi quella? Quella la quarta gara si dà ammalata. Perché posso andare, se parte ai 7, se arriva ai 8, ai 8 e mezza senza esattamente un acqua. Allora se noi bambini facciamo così, no? Allora noi dobbiamo vedere questa curva in modo scientifico, disilluso, e capire dove dobbiamo cambiare. Perché questa curva è uguale a tutti gli sport. Ma il calcio non sa se è la pubblica, la leggera non ha avuto pubblica, come so pubblicare da solo, perché mi prendo i numeri e mi faccio. E che è proibito? Sembra che sia proibito, sembra che ce l'ha col presidente. Non ce l'ho io con Bruno, ma non ce l'ho tantomeno, sono stati 20 anni insieme. La curva è troppo veloce, non può scendere così. Ora questi bambini hanno 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anni. Allora, cosa permette questa tecnica? Che è facilissima dal punto di vista della comprensione, c'è soltanto una cosa difficile per cui me lo hanno mandato via, che è la tecnica matematica per dimostrare quando tutti i fattori stanno insieme, adesso è ridicolo, la possono fare tutti quanti, adesso andiamo qui, ce la facciamo da soli sui nostri amori, i nostri cose. Dopo 3 anni la curva sta già a un terzo, abbiamo già perso 2/3 di tesserati, significa che noi non abbiamo fatto reclutamento, abbiamo fatto una prova, che poi non è andata bene. E questo in parte è ovvio, in parte no, perché se poi dopo la curva continua a scendere, significa che noi al secondo, al terzo e al quarto anno non abbiamo messo in moto nessun meccanismo. Ma chi controlla i 6, 7, 8, 9, 10 anni? Non li controlla nessuno. Noi prima tesseravamo da 12 anni in poi, vi ricordate? Tesserare i bambini a 6, 7, 8 anni non è una grande invenzione, assolutamente, ma vi dimostro perché. Allora la curva è questa qua, se andiamo a prendere i maschi e le femmine, vediamo che alla fine vanno meglio i maschi, lo sappiamo, i maschi tengono, dopo 10 anni tengono di più, all'inizio invece tengono di più le femmine. La differenza, dice un test statistico, la differenza è significativa perché in realtà non c'è la differenza
leggera, all'inizio è più favorevole alle donne e poi più favorevole ai maschi. Bene, andiamo a vedere invece il nord, il centro e il sud, e i bambini al sud abbandonano prima. E questo pure non è uguale, no? Allora, dopo questi dati verranno detti tutti quanti, lo vediamo. Poi andiamo a vedere i bambini invece verranno di nascita. Quelli dei 10 che sono nati a 10-11 anni tengono di più. È ovvio, quelli a 6-7-8 anni stanno a far giro di tutti i sport e vanno via prima. È ovvio. Non dobbiamo portare i bambini troppo presto a fare una disciplina, dobbiamo portarli presto a fare l'avviamento allo sport. A mia piace cambia, a parte poi ritornano, dalle 3 mesi, pensavo voi sapete 100 più di me, stato in palestra, ci ho dato pochissimo presto perché ho difficoltà a camminare, figuriamoci andando in palestra. Adesso poi noi abbiamo anche la nazionalità, perché noi abbiamo le nuove famiglie ormai, allora si è visto che quelli che cosiddetti, che adesso li chiamiamo vulgarmente stranieri, hanno abbandonato prima. E poi lì è differente, quando vedete nelle cose che... quelli dell'Asia, invece quelli dell'Est Europa sono andati meglio, sono più vicini a noi. E quindi, cioè, sono 600 gli stranieri. Attenzione, sono i 600 di cui siamo stati capaci noi di capire che sono stranieri. Che dato che a molti non è facile capirlo, perché magari quello è stato adottato 5 anni fa, le famiglie sono molto più complicate. Però se noi facessimo questo nel territorio lo capiamo ancora meglio. Ma non per fare, no, come dice qualcuno, la separazione, per capire le difficoltà di inserimento, per quando i ragazzi vanno a scuola, questi ragazzi di provenienza straniera, noi abbiamo una grande conquista. Se poi oltre a scuola vanno anche alla società sportiva, abbiamo una seconda conquista di integrazione e dobbiamo ovviamente non perdere, sia dal punto di vista pallavolistico, sia dal punto di vista sociale. Andiamo a vedere invece tutti i fattori messi insieme. Questo è un modello famoso, è stato 3 anni da questo signore, si chiama D.R. Cox, che è numero uno al mondo, poi ha 92 anni e ovviamente mi ha preceduto, e lui si è inventato questo modello per vedere, come una regressione, per vedere se tanti fattori messi insieme come influenza. È ovvio che se al sud abbandonano più le donne e meno i maschi, poi metto sesso e metto sud, no? Il sesso viene contato 2 volte e il modello riesce a capire se è stato più importante il sesso o più importante il sud. Vedete, il sesso era significativo, no, torna indietro, il sesso era significativo, però quando lo mettiamo insieme a nazionalità, a circoscrizione, all'anno di nascita, non è più significativo, perché significa che hanno prevalso le bambine più piccole e le bambine più grandi, mentre rimangono significative tutte le altre 3 variabili. Ma quello che è importante è che non solo l'abbandono è grave, ma che se stiamo attenti anche alle cause, è ovvio che qui ci va aggiunta la motivazione. Noi le motivazioni sui dati federali non ce le abbiamo, dobbiamo andare nelle palestre, fare un questionario, nei comitati regionali e andare a vedere altri questi dati federali della segreteria nazionale. Bene, cosa ci insegna tutto questo? Chiudo. Abbiamo 85% di maschi. Nel 2001 di 66, quindi siamo dopo, no? Questi sono quelli al primo tesseramento, al primo tesseramento nel 2001 abbiamo tesserato 85% di maschi. Dobbiamo inventarci qualche cosa, mi ha detto Franco Berti, non devo aggiungere niente. L'abbandono nei primi 3 anni è troppo violento, dobbiamo lì cambiare, fare un accordo con il CONI, ma fare un accordo anche con le nostre società sportive. Lì ci deve essere un po' di pazienza, ci deve essere. Perché a volte poi non ce ne accorgiamo nemmeno, insomma, no, di quello che sta succedendo. Non aspettare la fine dell'anno per capire che non stiamo facendo bene. Vediamo le cose positive. Di questa corte, che sono 64.000, alla fine che ha fatto Lupo Luca? Questo è proprio merito suo. Perché noi non abbiamo l'idea di FIFA, non abbiamo il livello a cui sono, lo sappiamo, perché siamo obbligati a darlo all'arbitro. Però Lupo ha fatto, sai che faccio? Ora mi prendo quelli che sono rimasti là, 2315 sono rimasti vivi fino alla fine. Mi prendo quelle delle serie nazionali che sono pubblicate, perché ogni squadra nazionale là, vado a fare il match tra questi due, vado a controllare e mi prendo quelli là. Abbiamo notato che di questi 64.331, per nostra fortuna, sono andati nella linea di Franco e giocano in campionati nazionali, e di cui 24, 12 maschi e 12 femmine giocano in Serie A. Senso che quanto è costato portare 24 ragazzi in nazionale, il prezzo, no, sto scherzando chiaramente, il prezzo dello sforzo organizzativo, non intendevo chiaramente, non quello economico, no? E 5-6 di questi ragazzi sono i nostri leaders. Qui c'è Zaitsev, che però nell'ultimo anno stava in Russia, quindi diciamo stava giocando poi, c'è Zaitsev e c'è
Bogdanovic, c'è sta Lanza, c'è Filippo Lanza, insomma abbiamo 4-5 ragazzi che stanno con la maglia azzurra, 24 stanno a giocare in Serie 1, 12 maschili e 12 femminili, e ben 331, dico io perché è un numero importante, 331 erano andati. Ecco. È ovvio che questo, poi c'è un po' di conclusioni che vi farete da soli, questo ci pone grossi obiettivi dal punto di vista di riflessione, diciamo, no? Non possiamo perdere noi i ragazzi così tanti, vedere nelle fasi intermedie dai 7 a 12 anni, non fare il reclutamento, non prendere ragazzi troppo giovani, e non dire che giocano a pallavolo, vieni da 6 a 10 anni, fai sport, fai pallavolo, pallacanestro, corri, fai, capito? Non dai la cosa della federazione. Noi siamo costretti a fare questo per reclutare, perché il CONI ha abdicato al suo essere CONI a fare questo, non certo noi, insomma, no? Stare più attenti alle misure di reintegro, far giocare più i ragazzini, farli giocare di più, inventarci anche altre soluzioni, aspettare con il piano altezza, con la selezione, aspettare un po' di più, perché se a 16 anni, 17 anni, a 15 anni sono già orientato all'eccellenza, e noi chissà chi è tagliato fuori, dice vabbè, io sono tagliato fuori. Comunque, diciamo, non spetta a me questo, spetta a voi. Vi ringrazio dell'attenzione, è stato eccezionale, scusatemi troppi numeri, però è la statistica.